su Radio Genius. No, lui, a me The New Pop mi piace, forse preferivo The Young Pop, però sarà che Jude Law era troppo forte. John Malkovich è più scontato, Jude Law non si vale. Dopo 50 giorni di cattività, Leda e Viola finalmente escono. Che reazione avranno, mi sono chiesto, mentre sudo nella mascherina e porto il passeggino giù per le scale. Mettiamo la cintura di sicurezza alla pupetta. Viola e io ci baciamo con la mascherina addosso. Un bacio buffo, pensiamo in contemporanea. Leda intanto si guarda intorno col ciglio preoccupato. Le saluto e torno su. Ho del lavoro da sbrigare e poi è permesso solo un genitore. Come si intitola quel film che parla della leonessa cresciuta in cattività che alla fine viene liberata? Lo scrivo su Google appena mi siedo alla scrivania. Il primo risultato della ricerca è una notizia. Coronavirus, la Russia libera in strada oltre 500 leoni per costringere le persone in casa. Mi immagino Putin a reti unificate aprire le gabbie dei leoni della steppa. Penso al paradosso di leoni liberati dalla cattività per costringere in cattività gli uomini. Che idea! Faccio i miei complimenti a chi l'ha avuta. Un giorno parlerò della letterarietà delle fake news. Che poi, come dice mia moglie Viola, l'uomo finora ha messo in quarantena gli animali. Loro adesso si riprendono lo spazio che gli abbiamo tolto. E si emoziona guardando il video di una balenottera azzurra che risale il Tevere direzione Roma. Nata libera, ecco il titolo del film, mi dice finalmente Google. Film poi che è stato tratto da un romanzo omonimo di Joy Adamson. Il guardiacaccia George e la sua moglie Joy, residenti in Kenya, adottano Elsa, un cucciolo di leonessa a cui George ha dovuto uccidere la madre.
Quando si avvicina il momento in cui dovranno abbandonare il Kenya, i coniugi sono combattuti tra la prospettiva di affidare Elsa a uno zoo o reinsegnarle a vivere in natura. Questa storia parla del delicatissimo reinserimento nell'habitat naturale. Suona il citofono. Sono Viola e Leda. Sono già tornate? E perché? Rimetto la mascherina, corro giù per le scale, vedo il passeggino vuoto. Leda è in braccio a Viola. Vedo gli occhioni lucidi della pupetta. Che è successo? Ti ricordi Nata Libera, il film che abbiamo visto lo scorso anno? Fa Viola. Guardo Leda miagolare, abbarbicata alla mamma leonessa. Ho capito, dico mentre mi incollo il passeggino. Anche questa storia parla del delicatissimo reinserimento nell'habitat naturale. Bentornati a Cattività in onda tutti i giorni alle 18.30 su Radio Genius. Chi vi parla è Luigi Annibaldi e a fianco a me, a casa sua, c'è sempre Lucia Pappalardo. Luigi, ma tu non hai un po' d'acquolina in bocca? Devo dire sì. Io già sento il sapore. Dunque, questa sera in Cattività con noi ci sono tre gelatieri. Di solito ce ne abbiamo uno solo, Andrea Fassi, ma stasera abbiamo voluto strafare. Quindi insieme a noi ci sono anche Fata Morgana, Agnese Spagnuolo e Otaleg, Marco Radicioni. E ci raccontano se si possono scrivere delle storie con il gelato. Agnese, si può raccontare una storia con un gelato? Sì, assolutamente sì. Ciao a tutti, sono Maria Agnese. E con il gelato si può raccontare, si deve raccontare la storia, perché noi nasciamo, io sono praticamente cresciuta con pane e favole, e questa, e questa infatti la mia storia l'ho riversata, tutta la mia, il mio bagaglio di quello che, della mia fantasia, l'ho riversata proprio su quello che creo e che per me è il mio alimento speciale e primario sarebbe il gelato. Per questo Fata Morgana? Per questo Fata Morgana, perché è un po' fata, un po' strega, perché lei si diverte con pentolone a miscelare spezie, intrulli vari e cose del genere. E poi perché mi piacciono tanto le favole e il lieto fine, mi piace raccontarlo nel gelato. Otaleg invece, Marco Radicioni, scrive storie al contrario, a che abbiamo capito. Ciao, buonasera a tutti. Diciamo che innanzitutto per me il gelato rappresenta veramente il mio atto di comunicazione. E al contrario, perché ci sono arrivato in una maniera molto strana, in età molto adulta, senza avere un percorso, diciamo, né scolastico né accademico, e vivendolo un po' proprio di getto. Praticamente come ho sempre fatto durante la mia vita, in tutti i vari lavori, i vari step, le varie fasi della mia vita, sempre a modo mio, e quindi un po' al contrario, sì, senza uniformarsi, senza cercare di voler vendere per forza o di cercare per forza quella cosa che convinca l'altra persona. Il primo ad essere convinto della cosa che faccio è solo io, anzi l'unico, tra l'altro, virgolette. Poi per fortuna la cosa, diciamo, anche funzionato, però io devo convincere me stesso. Ricordiamo che Otaleg, cioè il nome della gelateria di Marco Radicioni, sarebbe gelato al contrario, per i pochi sì. Che non l'avessero capito. I bambini ci arrivano subito, i bambini sono veramente, perché non hanno filtri, non, sono molto più diretti. Noi gli adulti, ho notato che gente dopo 4 o 5 anni che frequentava la gelateria ancora mi chiedeva: ma che vuol dire Otaleg? È figa questa cosa. Andrea invece ha ereditato la storia del gelato, però la rimaneggia. Come le scrivi quindi queste storie, Andrea Fassi? Beh, io faccio di tutto per uscire fuori dalla favola che mi è capitata, perché come Agnese è cresciuta con contornate e circondata da favole, io ci sono un po' nato e cresciuto dentro, volendo o non volendo.
perché chiaramente la gelateria sì, me la sono trovata, ma c'è sempre stata nel mio non binario, perché così è. E quindi io cerco di riscrivere su queste basi che ho assimilato rispetto alla mia favola familiare, una favola un po' nuova, un po' diversa, perché mi piace, ad esempio, molto lo spirito di Marco, che va un pochino al contrario, che deve piacere prima a se stesso ciò che fa. Quindi osservo un pochino chi queste favole se le ha costruite, dato che io me la sono trovata, e cerco di prendere il meglio mettendoci quello che mi piacerebbe tanto, raccontare le storie che amo poi anche scrivere, attraverso il gusto, mantenendo però, e quindi questo alle volte un limite, a tradizione e delle proposte che chiaramente soddisfano da 100 anni i nostri clienti. Sarebbe difficile andare solo al contrario. Ricordiamo, per chi appunto non lo sapesse, quei pochissimi, che Andrea Fassi praticamente vive dentro il Palazzo del Freddo, che è una gelateria storica che quest'anno avrebbe dovuto compiere 140 anni. Giusto, Andrea? Avrebbe dovuto, e li compie comunque, ma non li festeggia. Esatto, però eravamo tutti pronti. Io ho anche ordinato, sì, esatto, il vestito per la festa dei 140 anni della gelateria. Mobido, se lo posso rimandare. Si può posticipare. Era estivo il mio vestito. Beh sì, era estivo perché il 10 maggio, quindi sarebbe stato tra pochissimo, solo che l'ho rimandato. Vabbè, in autunno, perché l'anno... Le calze 40 denari. Siete rosa. Esatto. Agnese, che cos'è per te il gelato? Per me il gelato è cibo, è un alimento, ed è cibo vero, da assaggiare, da odorare, da assaporare, da cercare, da annusare, e tutto quello, con tutti i sensi. Ecco, questo per me è gelato, è entrare nella materia prima, che un gelato è anche una magia, soprattutto una magia, perché io mi emoziono sempre ogni volta che esce un gelato, anche la nocciola, la gianduia, ogni volta che esce dalla macchina il gelato. Io mi emoziono, non so com'è, sarò un inguaribile romantica, non so, però mi emoziono e lo mangio, perché lo devo mangiare. Sì, come fa uno chef, devo assolutamente assaggiare la qualità del mio gelato prima che va in vendita, tutti. Qual è la cosa più strana che hai fatto con il gelato? Il gusto più strano? Non lo so, la domanda è la cosa più strana che hai fatto con il gelato. Poi è una domanda aperta, Agnese. Sono tanti anni e non so, ho fatto il gelato al piatto, il gelato al contrario, il gelato sciolto. Ecco, magari un gelato sciolto che l'ho proposto in una fiera, invece di essere solido è un gelato di un'altra consistenza. E è piaciuto? È piaciuto, sì. Non ti hanno detto che mi hai portato come il gelato sciolto? No, è piaciuto, sì. Marco, per te che cos'è essere un gelatiere? Allora, in parte mi ripeto, perché per me è veramente il mio modo attuale di comunicare con gli altri. E questo è il principio. E poi tu immagina, cioè, in tutti gli ambiti della gastronomia, veramente il gelato è l'unico posto, la gelateria, il gelato è l'unica cosa che permette di farti fare un viaggio a 360 gradi. Cioè, nella gelateria entra il bambino col sorriso perché mangia una cosa dolce, finisce, no? Però in realtà, per chi fa una ricerca dietro, per chi va a cercare la materia prima, per chi sperimenta come trasformarla, in realtà è un atto gastronomico vero e proprio, no? E quindi con pochi euro tu puoi fare 1000 viaggi a chiunque. Quindi il bambino entra felice col sorriso, ma anche la persona che cerca qualcosa di particolare, con 2-3 euro riesce comunque sia a fare un viaggio gastronomico. Ecco, è una delle cose che mi ha sempre affascinato del gelato, perché è duttile, perché va dappertutto, perché puoi trasformare qualsiasi cosa in gelato, perché è veloce, perché è dolce, perché non lo devi masticare, perché va bene sempre, perché dal momento in cui lo pensi al momento in cui lo mangi non passa molto tempo, non è come la pasticceria per cui ci vogliono tante lavorazioni. In realtà il nostro è un
è un pochino più immediato, no? E per un tipo come me è l'alimento perfetto, perché io una volta che ho pensato una cosa poi la devo mangiare anche tu, quindi assaggi tutti sì, cavolo, che assaggio, io mi mangio sì, mangio tutti, sì, assolutamente sì. Ma io non mangio solo il mio, la cosa più estrema che hai fatto con il gelato? Però se tu mi dici la cosa più estrema andiamo a finire su una cosa che non stiamo a dire, quindi lo so, ma siamo in fascia preserale. No, vabbè, sto scherzando. Guarda, abbiamo portato il gelato dappertutto, sia su tavoli di ristoranti 3 stelle Michelin, sia l'abbiamo condiviso con persone che avevano bisogno e necessità di mangiare e non avevano possibilità di spendere manco un centesimo. E secondo me la cosa più particolare appunto è vedere la reazione che fa, non tanto quello che tu fai, no? Perché tutti noi abbiamo fatto cose molto particolari, Maria l'ha fatta, io pure l'ho fatta, pure Andrea lo fa. Però secondo me la cosa figa, la cosa impressionante è vedere la reazione della gente, cioè l'espressione delle persone, no? Dalla felicità alla gioia. A volte capita che tu sei talmente sicuro di aver fatto una cosa che provochi piacere e invece vedi dall'altra parte una fascia e dici ammazza che mi hai dato. Oppure secondo me è quella la cosa. C'è qualcuno ogni tanto che fa la faccia schifata mentre lecca il tuo gelato? Sì, ma sai, questo capita, come dicevo, perché non cerco di piacere a tutti, anzi, e quindi capita. Anzi, a me certe volte, non voglio fare quell'ombidi, però certe volte un po' mi fa pure piacere, che non deve piacere proprio a tutti, no? Cioè, mo, schifata magari, però non deve piacere proprio a tutti, perché noi non siamo un'industria, quindi non facciamo una cosa per piacere agli altri. Siccome il concetto di base lo facciamo per far piacere a noi stessi, è ovvio che, e poi la condividiamo con gli altri, è ovvio che non può piacere a tutti. E mica siamo tutti uguali. Quindi diciamo che l'obiettivo è non piacere a tutti, però piacere a tante persone che ci facciano comunque sia portare il pane a tavola, quello sì, insomma. Però. Andrea, per te che cosa provi quando prepari il gelato? Guarda, è l'unica cosa particolare che provo proprio quando lo faccio, è il ricordo degli altri, cioè mi spiego, tutti quelli che mi incontrano in gelateria e mi capitano, mi chiedono il gelato, sì, ci veniva la pipa, sono tutti legati a ricordi bellissimi. Il fatto che quello che io faccio nel tempo è rimasto praticamente uguale, sia stato così incollante per persone, amicizie, amori, famiglie, all'interno della gelateria, che provo una vicinanza con tutte queste persone unica, perché ci sono famiglie che continuano a venire qui di generazione in generazione grazie al nostro prodotto. Quando io lo faccio mi sento soltanto un tramite tra loro e il gelato, e al massimo il mio bisnonno, perché poi il merito, se io sono qui, è il suo. E sento proprio questo, l'importanza di essere in mezzo a famiglie che vengono a godersi, venivano, perché adesso vabbè, è un momento difficile, però sono sempre da godersi la domenica, piuttosto che a costruire, a crescere i loro figli, a crescere e costruire le loro famiglie. E ci sono io che quando ancora faccio il gelato, o anche i ragazzi che stanno in laboratorio, producono un qualcosa che ha accompagnato Roma per decine di anni. E secondo me è una responsabilità mostruosa, che mi permette un sacco di cose belle, ma mi limita anche sotto altri aspetti, perché io vorrei tantissimo non piacere, ma alla fine devo piacere a tutti, perché la delusione che darei al mio bisnonno, ovunque lui sia, sarebbe terribile. Quindi faccio delle cose per non piacere e me le tengo di nicchia, perché apprezzo il discorso, perché è giustissimo il discorso di Marco. Dimmi. Fassi, la cosa più zozza che hai fatto con il gelato? La cosa più zozza no, però la cosa più particolare è stata in Cina insegnare a un bambino a fare il gelato al tè verde in cambio di un bottino primavera di sua nonna. È complicata questa. Allora, sua nonna faceva i migliori involtini primavera di Shanghai, io ero lì, questo bambino veniva a prendere il gelato e mi ha chiesto, mi hanno tradotto, di imparare a fare a casa il gelato al tè verde, al tè, insomma, per la nonna, e in cambio mi avrebbero questi involtini primavera vietati, effettivamente erano buonissimi. È stata la cosa più divertente che ho fatto col gelato. No, poi zozza, mi sono spalmato la panna in faccia più di una volta, ma quello perché mi piace tantissimo, è l'unica cosa che mangio. Il gelato l'assaggio per sentire se è buono, la panna la mangio in quantità industriali. Ma quando infili il volto nel maritozzo, intendi?
Quando infilo il volto nel maritozzo, esatto. Allora, adesso ascoltiamo la seconda canzone di oggi e poi cerchiamo di capire questi tre gelatieri artigianali come se la stanno cavando in quarantena, in cattività. Il primo pezzo è stato scelto da Marco Otaleg, i CCCP Punk Islam, e adesso passiamo al pezzo scelto da Andrea Mannarino con Signorina. Che nasconde la tua storia come vecchia comare che rido, ma non parla per pudore, bevi pioggia, bevi pioggia, bevi vino, parla amaro, hai perduto ciò che avevi di più caro nelle vene per un somaro, sta tranquilla, se lo prendo io gli sparo. Piangi, questo mondo si rintana, chiude orecchie, porte, mette una catena intorno al braccio e s'addormenta, perché sentire che si soffre una tormenta, hai sorriso con la bocca screpolata, hai riempito di cazzate una serata, questa volta dici è l'ultima davvero, che per poco non finivi al cimitero. Ed è uscito un sole folle stamattina e noi scappiamo via dalla rovina. Forse basta questa lacrima d'amore a riempire il gran deserto e a farci il mare. (351) 877-9461 se volete mandarci sms, whatsapp, chiedere informazioni, e abbiamo un nuovo canale Telegram se volete poi iscrivervi per anche ascoltare tutte le nostre novità su Cattività, e ho fatto anche la rima. Nel frattempo per sms è arrivato un messaggio da parte di Viola, che è dall'altra parte della stanza, quindi questa è la cosa divertente, e è una domanda per tutti e tre in realtà. E, memore del racconto I duellanti di Camilleri, si chiede: voi gelatieri avete mai duellato con il gelato? Interessante domanda. Cioè, se si sono sfidati, immaginiamo, tra loro Agnese, Marco e Andrea? Esatto, anche. Tra di noi no. Io l'ho fatto con una chef sul gelato. No, noi tre non l'abbiamo fatto, l'ho fatto l'anno scorso, è stato divertente, ma l'ho fatto una sola volta. Ed è stato un duello simpatico e amichevole, però. Non un duello all'ultimo sangue. Agnese? È un confronto più che un duello, mi sono sempre esatto. Confrontata, sì. Duellare è una parola un po' pesante. Non ci appartiene. No, esatto. No, sì, mi piacerebbe più mi piace più confrontarmi con i miei colleghi. Marco Otaleg? Ti devo rispondere la stessa cosa. No, duello è una parola che non è, che non si sposa col gelato, non si sposa. Ma sono buonissimi. Ma no,
No, ma non è bontà. Però è vero. Non è vero, è così. Un po' di competizione, però... che ne so, chi è che fa la migliore, che il migliore pistacchio tra voi tre? Ma non è possibile dirlo, nel senso, a parte che il gusto è soggettivo, lavoriamo in modi diversi, quindi non lo so. Boh. Va bene, un'altra domanda. Io penso che ognuno di noi, se realmente sincero, deve pensare che sia il più bravo. No? In quello che fa sia il più bravo. Poi in realtà a me, allora parlo per me, io penso di essere più bravo. Poi in realtà vado a mangiare, no, beh, però se no non lo faccio, cioè, però poi magari mi capita di mangiare una cosa di Maria, una cosa di Andrea o di altre persone, di altri gelatieri, e mi stupisco e dico: cacchio, questa è da paura. E là poi arriva in laboratorio e cerchi, no, di capire come ha fatto quello, e quindi di modulare la cosa che stavi facendo fino a ieri per cambiarla e andare oltre. Quindi però penso che sei bravo. Quello è scatta la competizione, quindi, Marco. La competizione, ma non è una competizione perché dopo devo andare là e dico: guarda, ti hai detto. Perché non c'è cioè non è una gara di 100 metri che si va al tempo che corre più veloce ha vinto. Non c'è un parametro oggettivo. È un parametro, no, ma... diciamo, aleatorio, però io credo che ognuno di noi pensa di essere bravo quando entra in laboratorio, e ognuno di noi, certo, credo che poi si stupisca quando mangia le cose degli altri, e a volte si stupisca in negativo, a volte si stupisca invece in positivo, e dico: cavolo, è perché anche io non ci ho pensato. Io... Per esempio, prima la Maria Agnese ha detto carciofo e vaniglia, detto, infatti io l'ho detto, ma te lo voglio, cioè secondo me è straordinario, perché ci ho pensato, perché non ci ho pensato io? Aspetta, chiariamo agli ascoltatori che Agnese ce l'ha detto a microfoni spenti. Sì, spenti. A proposito, ci racconti questo aneddoto che era carino, Agnese, quando è che hai fatto carciofo e vaniglia? È stata 5 anni fa, perché avevamo un nostro amico che lavorava all'interno della compagnia di proietti, e nell'occasione ho invitato mia madre e mia sorella a vedere uno spettacolo di proietti in cui, in quello spettacolo, lui raccontava la barzelletta del carciofo, di un bambino che entrava in una gelateria e ripetutamente ogni giorno entrava e diceva: ce l'ha il gusto il carciofo? E il gelatiere spiazzato dice: no, e andava via, si girava e andava via. Il giorno dopo ritornava: ma ce l'hai il gusto al carciofo? E il maestro gelatiere dice: no, purtroppo no, mi dispiace. Si girava e andava via. La terzo giorno lo stesso, così una settimana, anche il maestro gelatiere, preso da questo, prende dei carciofi, ci fa un bel gelato al carciofo e lo espone in vetrina. Quando torna il ragazzino gli chiede, gli fa la stessa domanda: ce l'hai il gusto al carciofo? E lui fa tutto contento: sì! E il bambino: ma hai visto quanto fa schifo? Si gira e va via. Insomma, così è nata la... E gli è piaciuto invece a Proietti il gusto al carciofo? Sì, a Proietti è piaciuto, l'ha assaggiato, che l'ha portato una vaschetta a mia mamma e mia sorella nel camerino. Lui tutto contento fa: ammazza, è buono il gusto al carciofo. Ma c'è qualcuno di voi che mentre sta facendo l'intervista sta preparando il gelato? Perché sentiamo dei rumori terribili. Sicuro, Marco. Gelato. Marco, che stai facendo? No, non te lo posso dire che sto facendo. Cioè... Sei in bagno, no, in realtà, lo sai, questo è un periodo un po' particolare, no? Siamo, diciamo, chiusi al pubblico, però dobbiamo fare delle cose. E io mi sto cercando, nel frattempo sto preparando delle cose, perché... Poi appena finiamo questa meravigliosa intervista io devo volare e consegnare un po' di gelato a destra e a sinistra. Quindi stavo facendo piano piano, cercando di fare piano piano i pacchettini, le cose. Non so che sentivamo tutto, appunto, Marco. Va bene. Senti, quindi tu che cosa stai facendo? Il delivery in questo momento? Facciamo quello che ci è consentito e quello che sì, quindi delivery, le consegne a domicilio, che peraltro non era una cosa che mi divertiva molto prima, e quindi l'asporto sì, anche se noi sappiamo, no, che il gelato, come lo mangi in gelateria, è una cosa, come lo metti dentro la confezione, lo fai viaggiare, gli crei uno stress, poi lo porti a casa, magari lo gestisci male, quindi non è il modo ideale per consumarlo. E
soprattutto il delivery a me non mi ha mai convinto tantissimo. In realtà invece adesso ho dovuto, diciamo, adattarmi a questa situazione, e ci sono delle cose che invece mi stanno piacendo. Intanto la consegna, cioè quelle che vado a fare proprio io, sono molto divertenti, perché vedi la gente in faccia, no? In questo momento che magari è costretto a stare a casa e tu gli porti comunque sia un attimo di svago, di gioia, insomma. E quindi è un bel momento di umanità. E poi è un modo, speriamo, di portare le nostre aziende verso la salvezza. Questo non si sta, però insomma, intanto spiritualmente il fatto che possiamo ancora stare in laboratorio e fare gelato per me è comunque sia una salvezza. Intanto quello, e poi speriamo che di pari passo riusciamo anche a traghettare le nostre aziende pure in momento di sicurezza anche economica, speriamo. Agnese, pure anche tu, no, ti trovi in gelateria? Sì, mi trovo in gelateria, anche noi stiamo promuovendo questo modo di consegnare il gelato in casa, perché comunque i nostri clienti richiedono questo servizio, ci chiedono proprio espressamente loro un servizio per essere ancora in contatto, in comunicazione, per non scollegarci, per avere anche una maniera di affetto, perché per loro noi siamo la gelateria di quartiere, anche se Fata Morgana sono nei diversi quartieri, per cui siamo diventati la gelateria del quartiere, per cui l'affetto del quartiere non lo lasciamo, non lo vogliamo abbandonare, e loro ci richiedono questo, e noi continuiamo a farlo, per quello che possiamo fare lo facciamo, fino a quando avremo la forza, insomma, perché è abbastanza difficile in questo momento, in cattività, appunto. Andrea? Io sì, la sto facendo, lo sai. La Fassi c'è ancora? Sono qui, stavo ascoltando Agnese, sono d'accordo. Cioè, mi sentite? Sì, sì, eccoti. Mi sentite? Ok. No, io sono d'accordo con Agnese, io la faccio e anche con Marco. In realtà non mi piace tantissimo, non mi fa impazzire, però è bello rimanere vicini a un sacco di clienti che ci scrivono e ci chiedono, non solo quando riaprite, non vediamo l'ora di tornare, anche perché, come ho spiegato prima, e questo vale anche per Marco Agnese, il gelato è bello goderselo lì per lì al momento, perché comunque lo stress, quella temperatura, come poi viene gestito in casa, lo rovina un pochino, per quanto si stia attenti. Quindi anch'io la sto facendo, chiaramente noi per motivi di, per evitare sprechi, non sto facendo la panna, e c'è stata una sorta di rivoluzione via mail e su Facebook, si sono ribellati, prendiamo la panna, e quindi si sono ribellati diverse azioni, ho detto allora non prendo il gelato, aspetto tempi migliori, possiamo tornare alla panna, quindi vabbè, credo che adesso la pescheremo. Comunque sì, la sto facendo per ora anch'io, e sto valutando di metterla interna anche per il futuro, come dicevo prima Agnese, prima di collegarci. Cosa interna, la consegna o la panna? La panna ci darà sempre, la consegna, gestirla io direttamente. Allora, abbiamo finito il nostro tempo, una battuta al volo. Il gelato, il gusto di gelato per la libertà. Agnese? Biancaneve. E com'è il gusto Biancaneve? È un fior di latte con una vaniglia Tahiti, con una salsa di lampone e tocchetti di mela freschi nella salsa di lampone. Semplice. Wow, beh, semplice. E Marco? Per me il croccante totale. Perché è un gusto che fa un po' il viaggio del mondo, perché partiamo da un latte crudo di fattorie, quelli del Lazio, e però dentro c'è tanta frutta secca di tutte le parti del mondo, c'è un miele sempre diverso che tiene unita tutta questa frutta secca, e per me ogni volta che lo faccio, a parte è sempre diverso, sia per la quantità di frutta secca che per la qualità di frutta secca, però ogni volta che ci metto la frutta secca, quel tipo di frutta secca, mi immagino di stare in quel luogo dove quel frutto nasce, e quindi ecco, per ora è un viaggio solo virtuale, speriamo poi di ricominciare a fare anche quelli veri. Andrea Fassi, un gusto per la libertà? Per me è il gusto Amelia, che è il nome della mia piccolissima bambina appena nata, perché mi fa pensare alla libertà, anche se il gusto non ho ancora pensato e lo devo ancora inventare, visto che non siamo ancora liberi, ho tempo per pensarlo e per inventarlo, intanto mi godo lei. Quindi prossimamente arriverà il gusto a me. Cattività finisce qui, speriamo che vi sia venuta voglia di gelato, a me sì, non so, Luigi. È ovvio che mi è venuta voglia di gelato.
prima di salutarvi con la canzone poi scelta da Agnese e quindi svelare qual è il cantautore o cantante che ha scelto, vi invitiamo ovviamente a spolliciare su tutti i nostri social, quindi su Facebook, Instagram e poi anche spolliciare su YouTube, perché no, e Spreaker, se vi è piaciuta soprattutto la trasmissione. E a questo punto, secondo me, c'è, potrebbe essere il nome di un gelato questa canzone. E stiamo parlando di Levante, Tiki Boom Boom. Ciao, tu, animale stanco, sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa tiki boom boom boom. Mei, tu, anima indifesa, conti tutte le volte in cui ti sei arresa, stesa al filo teso delle altre opinioni, ti agiti nel vento di chi non ha emozioni. Mai più è meglio soli che accompagnati da anime senza sogni, pronte a portarti con sé, giù con sé, laggiù tra cani e pazzi, figli di un dio minore pronti a colpirci per portarci giù con sé, giù con sé. No 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 no, noi siamo luci di un'altra città, siamo il vento. Della classe, femminuccia vestito con quegli strass, prova a fare il maschio, ti prego insisto, fatti il segno della croce e poi rinuncia a Mefisto. Ehi tu, anima in rivolta, questa vita di te non si è mai accorta, colta di sorpresa, troppo colta, troppo assorta, quella gonna è corta. Mai più è meglio soli che accompagnati da anime senza sogni, pronti a portarti con sé, giù con sé. No, 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 noi siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. No, 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 noi siamo gli ultimi della fila, siamo terre mai viste prima, solo noi. Siamo chiese aperte tarda sera, siamo noi. Na, 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 noi siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. Na, 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 noi siamo gli ultimi della fila, siamo terre mai viste prima, solo noi. Sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa tiki boom boom boom.